Nel mondo del jazz e delle big band, il nome Engelgualdi risuona come sinonimo di virtuosismo e innovazione. Nel 2024 celebriamo un secolo dalla nascita di questo genio musicale. Engelgualdi, nato il 4 luglio 1924 a San Martino in Rio, Italia, è stato un illustre clarinettista e compositore italiano, rinomato per i suoi contributi al jazz e alla musica classica. Gualdi iniziò il suo percorso musicale con il clarinetto, strumento che avrebbe definito la sua illustre carriera. Durante i suoi anni formativi, Gualdi dimostrò un talento eccezionale. La sua abilità con il clarinetto gli valse riconoscimenti ed onorificenze che gli permisero di intraprendere una carriera professionale che si estese per diversi decenni. Negli anni 50, Gualdi emerse nella scena jazz, diventando una presenza fissa nelle orchestre jazz italiane. I suoi virtuosismi, la sua brillantezza tecnica, il suo modo di suonare con sensibilità ed emozione e il suo stile distintivo gli valsero un seguito devoto. Si esibì con vari ensemble prestigiosi e collaborò con musicisti rinomati sia in Italia che a livello internazionale. Ma non solo, fu anche un compositore di successo. Le sue composizioni, caratterizzate dalla ricchezza melodica e dalla complessità tecnica, contribuirono alla sua reputazione di musicista versatile e creativo. Compose numerosi brani per il clarinetto, arricchendo il repertorio dello strumento e ispirando future generazioni di clarinettisti. Durante la sua carriera, Gualdi ricevette numerosi premi e riconoscimenti, celebrando il suo impatto nel mondo della musica. Il suo lascito continua attraverso le registrazioni, le composizioni e l'influenza che ebbe su giovani musicisti. Roberto Petroli, un clarinettista e sassofonista di talento, era un ex studente di Gualdi e ne porta avanti l'eredità. Sono Roberto Petroli e faccio il musicista, nello specifico clarinettista e sassofonista. Provengo dagli studi classici, dove ho conseguito il diploma al Conservatorio Vivaldi di Alessandria in clarinetto classico, e poi da lì ho iniziato a fare questa professione, suonando praticamente quasi ogni genere, dalla musica classica al pop, un po' di jazz, musica folk, insomma un po' di tutto, un musicista. Come è nata la tua passione per il clarinetto? Questo è molto particolare, nel senso che a casa mia non ci sono musicisti, nella mia famiglia nessuno fa il musicista, però si aveva l'abitudine all'ora di pranzo di ascoltare sempre la radio e queste trasmissioni musicali come background, come sottofondo. Insomma, e un giorno stavamo pranzando e alla radio sento un suono che mi ha colpito e ascolto tutto questo brano. Alla fine del brano lo speaker dice: dal clarinetto di Engelgualdi avete ascoltato Begin the Begin. Wow! Mi si è accesa una lampadina, sono rimasto folgorato. Ho pensato, allora, due cose. Il clarinetto, quindi il clarinetto è lo strumento, Engelgualdi, ok, l'esecutore, e quindi io voglio suonare il clarinetto e diventare bravo come questo Engelgualdi. Mia mamma si mise a ridere, però da allora, da quel giorno, avevo 12 anni e mi sono innamorato di questo strumento. Come è avvenuto l'incontro con Gualdi? Ma l'incontro è molto particolare, nel senso che io subito dopo quell'ascolto alla radio, dopo una settimana feci l'audizione per studiare clarinetto nella banda di Alessandria e fratello del maestro, il maestro Cantone, suo fratello Armando Cantone, aveva fatto il militare con Engelgualdi e quindi combinazione, in quei giorni Engel suonava ad Alessandria e lui andò con un po' di amici al pomeriggio a salutarlo e mi aggregai a loro.
E quindi mi trovai questo monumento, per me era una cosa inimmaginabile. Mi trovai quest'uomo che salutava tutti, per me un idolo, e dice: ma questo bambino ha voluto venire con noi, è un allievo della banda, ha iniziato da pochissimo a suonare il clarinetto. E lui, mi ricordo che mi disse: ah, bene bene, devi studiare tanto, perché anch'io studio tanto, perché non si finisce mai di imparare. Questo fu il primo incontro. Che influenza ha avuto l'insegnamento di Gualdi nel tuo percorso musicale? Ho fatto il conservatorio, quindi feci i 7 anni di clarinetto con un professor Catto, e poi iniziai a lavorare. E dopo gli studi classici, però, volevo cercare di iniziare ad improvvisare, ma praticamente non sapevo, non c'era internet, non c'era, cioè o andavi in America a fare queste cose, o se no era molto difficile, specialmente in una cittadina come Alessandria, molto piccola, molto anche chiusa. Per cui cercai sull'elenco telefonico di Bologna, io sapevo che Gualdi abitava a Bologna, e quindi feci il numero di casa sua e mi rispose lui e mi disse: ma cosa posso insegnarti? Io non ho idea, perché io suono, ma non insegno, però vienimi a trovare. E mi diede l'indirizzo e qualche giorno dopo andai a Bologna col treno a trovarlo a casa, e da lì iniziò una lunga e fraterna amicizia con Engel. Come ha introdotto Gualdi l'arte dell'improvvisazione nell'insegnamento? L'impressione è che lui praticamente aveva un modo di suonare che era molto legato allo studio dell'armonia, per cui la pratica quotidiana, oltre agli esercizi classici che lui faceva, come tutti fanno, le varie scale, i vari, insomma, per tenersi in allenamento, così, però lo sviluppo della tecnica rivolta non solo all'occhio e alle dita, come si fa con la musica classica, perché devi leggere, quindi occhio e dita. Lì si tratta invece di non avere la musica, ma non c'è l'occhio, ma c'è il cervello che deve pensare. E lì ho avuto un trauma, perché io non riuscivo a pensare, non riuscivo neanche più a suonare, perché non riuscivo a far funzionare il cervello nella maniera tale che, se c'era scritto do, io non sapevo che note mettere, e quindi il cervello andava abituato. Quindi con l'allenamento si può arrivare poi a un certo risultato, come si dice normalmente, i 100 metri, se uno si, tutti possono farli in 13 secondi se uno si allena. È chiaro, poi c'è il fenomeno che lo fa in 9 e tot, e quello è il fenomeno. In questo caso i grandi musicisti arrivano a fare i 100 metri in così poco tempo, ma normalmente ci si può arrivare a un buon livello con l'esercizio. In che modo lo studio con Gualdi ha ampliato le tue capacità musicali e la tua creatività? Sai, con Engel c'è stato un percorso. Io sono andato da lui appunto per prendere qualche lezione, che poi non erano lezioni, si parlava. Poi lui prendeva lo strumento, mi faceva vedere. Dovevi essere intelligente, non era un grande didatta, però tu dovevi riuscire a capire. Se capivi, avevi una montagna di materiale da fare. E con lui ho iniziato così, poi avendo vissuto con lui tante cose, perché poi negli anni io ho lavorato con lui, poi a un certo punto della sua carriera con l'orchestra lui ha chiuso l'orchestra perché non ce la faceva più, a un certo punto era anche stanco e poi c'erano problemi, insomma aveva tante persone da mantenere, l'orchestra intera, per cui a un certo punto lui smise con la sua orchestra e disse a me: fai tu una tua orchestra e io vengo a suonare con te. E così feci, organizzai una orchestra e Engel
i contratti che aveva per le sue scritture li fece con me come orchestra e come e lui come leader. Quali aspetti degli insegnamenti di Gualdi ti ritrovi a portare avanti nel tuo modo di suonare? Ma le pratiche sono quelle che sono rimaste dall'inizio, cioè lo studio dell'armonia, quello che si fa quotidianamente, e questo ti porta poi ad avere una certa padronanza per lo sviluppo della tua inventiva, ecco. Per cui lo studio quotidiano abbinato sempre a studiare questo mondo meraviglioso che è l'armonia, che purtroppo noi siamo sfortunati perché noi suoniamo uno strumento che fa una nota per volta, uno strumento monofonico, per cui non abbiamo a disposizione gli accordi, e gli accordi li dobbiamo fare facendo leva su quelle che sono le note singole di questo strumento. Engel aveva scritto un metodo che si chiama Improvvisiamo Insieme, edito da Ricordi, dove spiegava esattamente la tecnica dell'improvvisazione in maniera molto semplice, ma molto efficace, nel senso che faceva sviluppare quello che ho detto prima, cioè il cervello che pensa le note, le pensi e le fai. Quindi inizi con poco, con poche note, prendi una triade di un accordo, do, mi, sol, e tu con quelle tre note devi riuscire a creare qualcosa. E quindi il ragionamento, il cervello che ragiona, con poche note inventare qualcosa. E da lì si va avanti. Lui con questo metodo che ha scritto, poi ha tenuto corsi in molti conservatori in Italia, conservatorio di Milano, conservatorio di Modena, conservatorio di Bologna, che so io, a Roma, in Sicilia, al conservatorio di Trapani, mi sembra, e portò in giro questa sua tecnica di improvvisazione. Che tipo di rapporto si è dunque creato con Gualdi? Allora, io ho avuto un rapporto all'inizio come studente, no? Perché sono andato a casa sua per apprendere le prime nozioni della tecnica dell'improvvisazione. Poi appunto si è sviluppato tutto lavorando insieme, e devo dire, probabilmente lui, non avendo figli e non avendo avuto figli, e insomma mi aveva preso un po' come se fosse stato un mio secondo papà, nel senso che poi noi si parlava di tutto, si parlava di qualunque cosa, si confidava, io mi confidavo. Lui mi ha dato molti consigli, anche per la mia vita non musicale, e l'ho ascoltato e ha avuto ragione. Mi ha aiutato anche in alcuni periodi dove io ho avuto delle difficoltà, lui mi ha aiutato. E poi invece dal punto di vista musicale mi ricordo che lui ebbe un incidente. Un giorno andavamo a suonare e c'era un montacarichi e lui si chiuse la mano dentro al montacarichi e si fratturò un dito. Lui corse in ospedale, bla bla bla, fasciato, non si è potuto fare il concerto quella sera. Però lui insieme al suo manager disse non annullare i concerti, perché si propone ai teatri che il concerto si fa, non suono io ci sarò in prima fila, suona Roberto. E io ero lì e ho detto ma come suona Roberto? Cioè, io devo suonare al posto tuo, ma sei matto? Fa sì, non ti preoccupare, se loro accettano si fa così. Cioè questo ha avuto una fiducia incredibile in me. Però, a parte questo, io ho fatto i concerti, mi sembra erano una decina di concerti, suonando al suo posto tutti i suoi brani. Questo mi ha gratificato molto, però col tempo io ho pensato, io comunque sto suonando non come lui, però lo sto imitando, ma involontariamente lo imitavo, suonando praticamente. Tant'è che una volta eravamo a casa sua e ascoltammo una registrazione di un brano, Americano Parigi. E diceva, ah ma questo sei tu. E dicevo, no Engel, guarda che sei tu. Ah sì, è vero, sono io. No, sei tu, senti che... No, sono io. Insomma,
un litigio quasi, sei tu, sono io, non distinguevamo l'uno dall'altro. Alla fine, poi c'era la cantante che ha presentato, e ha presentato me, clarinetto di Roberto Petroli. E quindi lì mi sono accorto che era bello, però non era quello che volevo io. Non era quello che volevo io, perché io stavo diventando non me stesso. E decisi di fare una cosa. Da lì a poco Engel smise totalmente di andare in giro a suonare con l'orchestra, e poco dopo anche morì. E io decisi di non ascoltarlo più, di non ascoltare più niente di lui. Non per cattiveria, ma proprio per cercare di togliermi quello che avevo assimilato involontariamente e scimmiottarlo. Io non volevo fare scimmiottare una persona, io volevo essere me stesso e trovare una mia personalità. E così ho iniziato un altro percorso di studio per avere la mia personalità. Non so se ci sono riuscito, però questo è oggi Roberto Petroli. Allora, più o meno 6 mesi fa ero a cena con mia moglie Stefania e mi dice: ma l'anno prossimo sono 100 anni dalla nascita di Engel, perché non fai qualcosa? E io ho pensato, ma ho già un disco in cantiere, in effetti stavo già lavorando vicino a un mio nuovo disco, e poi ho pensato, ho detto, per questa persona che ha avuto un'importanza non solo per me, ma per tante generazioni di clarinettisti, è stato molto importante per noi, clarinettisti straordinari come, non so, Corrado Giuffredi, Paolo Beltramini, che sono i primi clarinetti in orchestra della Svizzera italiana, Fabrizio Meloni, primo clarinetto alla Scala, tantissimi clarinettisti hanno avuto come punto di riferimento Engel Gualdi, e dalla sua morte nel 2005 non è stato fatto praticamente niente o poco. Hanno fatto giusto questo archivio nel suo paese natale a San Martino in Rio, dove il fratello di Engel, Giancarlo, che è ancora vivo, ha fatto una specie di museo. Però come riconoscimento artistico a livello nazionale non ne ha avuto granché, e pur essendo stato un musicista che ha suonato veramente con tutti i più grandi artisti, allora mi sono sentito in dovere di fare qualcosa. Allora l'idea è stata questa. Sono andato nella biblioteca dedicata a lui, all'archivio Engel Gualdi a San Martino in Rio, e con l'aiuto di Luca, il signore che gestisce il tutto, mi sono fatto dare gli spartiti e ho deciso di incidere, di fare un disco con brani, non i suoi cavalli di battaglia, ma i brani che ha scritto Engel, perché lui ha sempre fatto dischi con i cavalli di battaglia e poco considerati comunque sono stati i suoi brani. Lui ne ha scritti tantissimi, una marea. Allora sono stato lì 2 giorni e ho estrapolato 10 brani che aveva scritto Engel, quindi mi sono fatto dare lo spartitino, e da lì abbiamo deciso, insieme con mia moglie, che sarà la produttrice Stefania Verità di questo progetto, di fare un disco con una big band e io che suono queste melodie, dedicato a Engel Gualdi per i 100 anni dalla sua nascita. E questo progetto viene fatto con la Big Band di Parma, diretta dal maestro Beppe Di Benedetto, una Big Band straordinaria, fantastica. E le registrazioni saranno fatte il 23 e il 24 di aprile di quest'anno, il 2024. La pianificazione del tributo inizia con l'orchestrazione e la preparazione delle partiture. Allora,
Oggi siamo qua, io e Beppe Di Benedetto, il direttore d'orchestra della Big Band di Parma, e stiamo definendo gli arrangiamenti, come potete vedere, siamo immersi nella musica. Gli arrangiamenti del progetto, quindi Beppe, andiamo avanti. Andiamo avanti. Siamo quasi in direttore d'arrivo. Sì, quasi. Eh? Sì. Siamo quasi vicino alla prima prova. Eh? Al lavoro. Al lavoro. La creazione di questo omaggio ha coinvolto un team di musicisti che condividono l'ammirazione di Petroli per Gualdi. Entra in scena la Jetson Parma Orchestra, una big band composta da 18 musicisti e diretta da Beppe Di Benedetto. Insieme hanno intrapreso un viaggio per reinterpretare le composizioni di Gualdi, mescolando elementi tradizionali con suoni contemporanei. Il tributo di Petroli non è solo un omaggio al passato, ma una conversazione tra generazioni, che si propone di colmare il divario attraverso il linguaggio universale della musica. Dopo 2 giorni di prove, inizia la registrazione nel particolare studio Esagono, a Rubiera, Italia, dove molti famosi musicisti italiani hanno registrato la loro musica. Mi chiamo Stefano Riccò e sono il fonico residente dello studio Esagono di Rubiera. Io sono davvero molto orgoglioso di aver partecipato a questo progetto. Engel Gualdi era un riferimento, io ero un ragazzino e lui era un mito, era il riferimento quando si parlava di clarinetto e non solo. Per cui l'esperienza di registrazione di questo tributo, che è davvero impressionante, è stata bellissima. Dal punto di vista tecnico è sempre una soddisfazione. Sono le giornate preferite, quelle in cui si registra con musicisti top, suonando tutti insieme alla vecchia e potendo quindi apprezzare a fondo già da subito la qualità e della performance. Io spero che questo progetto abbia fortuna, la fortuna che merita, e spero che aiuti a ricordare il musicista pazzesco che è stato Engel Gualdi, non solo possiamo dire per la nostra nazione, ma a livello internazionale, perché questo è ciò che lui ha rappresentato.
sono Michele Morari, sono il batterista di questo progetto e sono molto felice di farne parte perché per me è la seconda volta che suono i brani di Engel Gualdi. Infatti mi è capitato all'età di 16 anni di fare parte di una big band in cui c'era anche Engel Gualdi e fare questo progetto oggi da musicista è molto bello perché mi vengono in mente alcuni aneddoti, alcuni particolari in cui lui mi chiedeva di fare delle cose o mi dava forza per suonare la batteria in un certo modo e spero di portare anche oggi questo background in questo progetto. Grazie. Ciao a tutti, io sono Stefano Carrara, sono un contrabbassista compositore, ma oggi qui sono in veste di contrabbassista per suonare la musica di Engel Gualdi. Engel Gualdi è una persona che ho conosciuto quando io ero ancora piuttosto giovane e devo dire la verità, ho avuto la fortuna e il piacere di suonare con lui quando ancora questo linguaggio mi era un po' oscuro, perché io venivo da un altro mondo, venivo dal rock, dal pop, suonavo il basso elettrico e l'ho capito con il tempo. Io credo che Engel sia il talento puro, uno di quelli che al di là di linguaggio, al di là del luogo in cui è nato, perché ha avuto la fortuna ma anche la sfortuna di nascere in Emilia, fosse nato in America sarebbe stato uno dei grandissimi, rimane per me a significare quanto è stato importante che Louis Armstrong, quando venne a Sanremo, e lo sappiamo tutti quelli che conoscono Engel, chiese esplicitamente la presenza di Engel Gualdi sul palco perché voleva suonare con lui. Engel era il talento per me. E questo è tutto quello che lo dico. Una persona stupenda, ma soprattutto un musicista pazzesco. Quando prendeva in mano il clarinetto, era la musica, era l'arte. L'arte è lo stato puro. L'intenzione di Petroli era di rimanere fedele allo spirito di Gualdi, pur permettendosi la libertà di esplorare ed innovare. Per lui, ogni traccia di questo album non è solo un omaggio, ma anche una nuova creazione che riflette sia il genio di Gualdi, sia la sua propria espressione artistica. Il risultato è un disco che non solo onora Engel Gualdi, ma introduce anche la sua musica ad una nuova generazione. È una celebrazione della sua eredità e una testimonianza del potere duraturo della sua arte. Questo tributo nell'anno del centenario non è solo un album, bensì è un omaggio sentito da Roberto Petroli verso una leggenda musicale, un insegnante, un amico.
Questa è una celebrazione dell'eredità di Gualdi e una testimonianza del potere duraturo della sua arte. Descrivi Engel Gualdi con una parola. È facile. Un poeta. Con una nota lo si riconosce. Come i grandi, come Chet Baker, come sono stati tutti i grandi che avevano questa magia che con una nota tu riconoscevi l'artista. Una pennellata. Un poeta. Mentre la testina del giradischi si solleva, così finisce questo tributo a Engel Gualdi. Ma la sua musica, come il suo spirito, continuerà a girare eternamente nei cuori di coloro che ascoltano. Finito!